oggi inauguro una mini rubrica che riguarda i look da portare nelle mini fughe del weekend. Quindi sarà questo video dedicato alla mini fuga al mare, c'è una mosca che gira molto bene. Il prossimo sarà dedicato a una mini fuga in montagna e poi l'ultimo, la mini fuga del weekend in una città magari europea o una città italiana a vostra scelta. Partiamo con il weekend al mare. Dovete sapere che questo video l'avevo già girato, soltanto che non avevo guardato il girato. Male, mai fare questo errore, perché infatti mi sono accorta, quando dovevo appunto metterlo e montarlo sul computer, mi sono accorta che era girato per metà. C'è questa atmosfera poco vacanziera, cioè siamo al buio praticamente, perché Firenze sono un po' di giorni, non so come mai, che la mattina c'è il sole ed è bellissimo, il pomeriggio inizia a piovere, ma a piovere tipo bomba d'acqua, tipo tempesta tropicale, quindi siamo in questa atmosfera un po' chic to chic, giusto tra di noi. Allora, ovviamente tutte noi ragazze, soprattutto quando dobbiamo partire anche per un breve viaggio, forse il breve viaggio è ancora peggio di quello lungo, perché in quello lungo ti porti il mega valigione e ti metti lì dentro il mondo. Nel piccolo viaggio, insomma, inizia a dire vabbè, non, questo non me lo porto, dai, via, mi sto a portare dietro il mondo, ovviamente, però devo portare dei capi tattici che in qualsiasi situazione, tipo Spider-Man, siano perfetti. Ed è molto complicato, questi sono gravissimi temi, insomma, che mi stanno molto a cuore, ovviamente. E non è che è un breviario in assoluto, lo ripeto sempre, per carità, è semplicemente il mio punto di vista. Allora, io direi che se andiamo via il venerdì sera e torniamo la domenica, il classico weekend, ci portiamo dietro una borsa come questa. Questa è di Zara, l'ho presa un po' di mesi fa, però la vedete anche nel video appunto del must have primavera-estate, però c'è ancora, l'ho vista online, ed è una borsa assolutamente versabile, niente, via, oddio, versatile, perché è in paglia con bambù, che tra l'altro è bambù vero, io pensavo che fosse plasticazza, invece è bambù vero, è in verde, in queste righe verde, bianco, nero, e va benissimo. Va benissimo, vi ci mettete dentro il mondo e dentro, oltre ai vostri effetti personali, ci mettiamo anche una pochettina. Ora, questa è ironica, è di, oddio, Pull&Bear o Stradivarius, che me li confondo sempre, ve lo dico. Nessuno dei due! È di Mango! Che possa non piacere, però per l'estate a me divertono queste cose. Ce la infiliamo dentro, essendo questa una bella borsa capiente, i vostri vari effetti personali, il portafoglio, occhiali da sole, questi sono veramente giganteschi proprio, di Zara, e poi ci mettiamo dentro tatticamente una pochettina, questa è plastificata, io l'ho presa da Maghi e Maci, che è un negozio qui di Firenze molto carino di cose per bambini, però ci sono anche queste pochettine con stoffa Liberty deliziose, e queste, anche questa più piccola, e queste sono comodissime perché, essendo plastificate, ve le potete mettere anche nella borsa per il mare, e anche la sabbia, le cose, insomma, sono lavabili, e quindi secondo me in viaggio con voi nel weekend al mare vanno più che bene. Anche questa la infiliamo nella borsona insieme a tutte le altre cose, gli occhiali possibilmente con il portaocchiali che ho da qualche parte. E partiamo solo con una borsa, così. Una borsa come questa è l'ideale, perché ora io ho anche altre borse in paglia, che però le ho a piombino, quindi non ve le posso far vedere, però sono borse shopping tranquillissime in paglia, che potete assolutamente usare come borsa da giorno e partire con quella, e poi però vi risulta comoda perché la potete portare anche sulla spiaggia, senza dovervi portare dietro la borsa della spiaggia, la borsa per tutti i giorni, altre cose. Invece così, secondo me, è molto comodo. Un qualsiasi borsone da viaggio, non troppo grande, perché tanto per due giorni. Quando faccio una valigia, non mi ricordo se nell'altro video l'ho detto, quando faccio la valigia parto, mi faccio una lista, sono un po' da psicotica, però mi faccio una lista delle cose, anche se sono solo per tre giorni, e quindi parto dall'intimo e lo metto via.
Il pigiama o maglietta con cui dormite è dall'anno scorso che lo volevo, che è un pigiama dal taglio maschile. E però, diciamo, il sopra è così fatto a camicia e il sotto è in shorts e mi piace moltissimo, è carino, non faccio altro che dire mi piace moltissimo, chissà perché sta cosa. Carino, insomma, è carino, con questi pantaloncini secondo me anche per andarci in spiaggia tutto sommato. Costumi fondamentali quando si va al mare. E allora, vi faccio vedere degli acquisti super recenti. Che ho trovato sempre da H&M. Questo è un costume, ora non si apprezza bene il colore tra la telecamera e quello che è questa luce fasulla, comunque è un color azzurro polveroso molto carino, a fascia per chi ha poche tette, perché bisogna purtroppo attrezzarsi come si può, e mutandina normale. C'era di diversi colori, ora non ricordo esattamente il prezzo, ma il tutto sotto i 20 euro se non sbaglio. Così come questo, sempre un due pezzi, a righine bianche e blu, carinissimo, con tetta leggermente rinforzata, leggermente perché a me tanto le tette non ce l'ho, cioè voglio dire ragazzi, prendiamoci in giro, e si vede che non ce l'ho, anche se mi metto un super reggiseno di quello stracorrazzato. È brutto perché poi a chi non ha seno come me si vede, cioè quando uno si china, sbocca, è veramente orribile. Io preferisco i reggiseni non imbottiti, al mare soprattutto, proprio. E questo è proprio leggerissimamente, ma insomma è un triangolino in realtà, anche questo molto carino. Mutandina semplicissima con i fiocchetti, non amo molto i fiocchetti, però insomma vabbè, dai, è carino il prezzo. Buono ed è carino perché essendo in blu si può anche questo mixare bene con questo sopra. Approfitto di parlarvi del costume Lulaida, cioè una ragazza che ha un negozio, Mabuche Zena, ciao Lilli, ha deciso di chiamare uno dei modelli di costumi che lei vende nel suo negozio e che è del brand Meraki, Made in Italy, ha deciso di chiamarlo con il mio nome. Ed è un costume fantastico secondo me, perché ha l'aria vintage. Allora, il sopra è così, è un grigio fumo scurissimo, io almeno l'ho scelto in questo colore, ma ci sono anche altri colori, e la mutandina, il sotto della mutandina è alto in questo modo, e quindi ed è reversibile, il dentro è giallo. Quindi si può mettere in tutti e due i modi, addirittura diciamo, la sgambatura è normale, ma se volete potete girarlo, nel senso metterlo al contrario, e avrete dietro un diciamo culotte più sullo stile brasileiro. È veramente morbidissimo e era una vita che io volevo un costume così. Infatti quando lei mi fece vedere i vari modelli e mi disse scegliene uno che ti può piacere perché lo voglio chiamare col tuo nome, questo era proprio il mio. Se voi, vediamo se posso farvi capire bene, rigirate così il costume, la parte di sopra si scopre il giallo, perché io l'ho scelto grigio e giallo, ma altrimenti ci sono altri colori, viene in questo modo, quindi questo peplum diventa più lungo e a quel punto con la mutandina sotto diventa veramente un costume intero, perché non sembrano più due pezzi. Io lo trovo fantastico. Sempre del suo negozio invece ho preso io un altro costume, sempre Meraki, quindi sempre questa azienda, sempre reversibile, in rosa, aspettate, in rosa e sempre questo giallo pallido, molto carino. E, appunto, anche questo è reversibile, anche se io mi sa che lo terrò parecchio su questo rosa tenue perché mi piace moltissimo. E il costume intero, io ne ho diversi, li ho presi nel tempo, appunto, però sono a piombino, quindi non posso farveli vedere, però ne ho uno verde, verde oliva, molto bello, preso l'anno scorso, un altro a righe bianche e blu, perché il costume intero certo deve piacere, per carità, perché capisco che magari per chi è per chi ama particolarmente l'abbronzatura, tutta il costume intero magari non è il massimo. A me piace molto, io lo trovo elegante e trovo che sia un passepartout eccezionale se volete passare tutta una giornata sulla spiaggia e perché no farvi anche l'aperitivo in spiaggia. Lo dicevo anche nel video dell'anno scorso, con un semplice pareo.
di qualsiasi colore, insomma, come vi piace di più, ve l'ho legata in vita e trovo che sia veramente chic, molto molto bello. Quest'anno poi, che tra l'altro sono tornati prepotentemente un po' anche come l'anno scorso, gli anni 90, e quindi la moda del body. Io me lo ricordo, quando andavo a scuola avevo il body, quello che si attacca, che si chiude sotto, e me lo mettevo spesso e volentieri come sottogiacca. Anche in questo caso, magari dei semplici pantaloni. Un costume intero bello, anche black, ce ne sono di tantissimi tipi anche su ASOS, e sopra un bel cardigan di cotone. E secondo me il gioco è fatto. Per andare in spiaggia? Allora, il mio consiglio mio della Lula, quindi non è come si dice, un diktat, però è di andare in spiaggia in low profile, cioè io non amo particolarmente certi tipi di abbigliamento in spiaggia, non amo i tacchi in spiaggia, secondo me. In spiaggia ci si va con la ciabattina bassa, basica, semplice, infradito, piuttosto che la Birkenstock, sandalino basso, cioè cose minimal. E prediligiamo cosa? Un abbigliamento fatto da lino, ovviamente, non è che poi io insegno niente, insomma, il lino in estate è tanto bello, anche se si stropiccia, ma è il suo bello. Quindi, ad esempio, vi portate dietro una. Non stiamo a portarci dietro un armadio, quindi basta. Una camicina in lino bianca come questa. Questa è una camicina dell'anno scorso di Zara, ma ne ha fatte di deliziose anche quest'anno. Ce n'è una tutta smerlata, senza mani, amorosa. E questa appunto è una semplicissima camicina di lino che possiamo abbinare con degli shorts in denim, perché no? Oppure, che abbiamo tutti di sicuro, sono reperibilissimi, o perché no, ad esempio, la mia classica, una solita classica tuta, che se riesco a sfrenarla ce la farò, eccola. Questa è una classica tuta di jeans che è sempre carina, secondo me, non passa mai di moda e per il mare va più che bene. E questa la possiamo abbinare anche con sotto una semplice canottierina a righe. Questa è di Zara, presa ora a 5 euro, quindi una bis 4,90 euro. Questa è a righe bianche e salmone, mentre questa è una magliettina sempre di Zara, sempre a 4,90 euro, a righe bianche e rosse, per dire. Vi consiglio poi di portarvi sempre una camicia jeans. Questo che andiate al mare o che sia una mini fuga in montagna o che sia in una città, magari appunto turistica, perché la camicia jeans aperta con sotto una semplice canotta bianca vi riveste, ve la potete legare in vita, è veramente un passepartout. Quindi questa secondo me nella valigia per il weekend ci sta sempre. Prediligiamo le tute, non solo quella di jeans, ma anche tute di questo tipo. Questa è una tuta di jeans verde militare di Zara, presa un po' di mesi fa, ma io credo ci sia ancora. È simpatica, sembra una tuta da meccanico, però corta, ha questa mega toppa dietro ed è corta, quindi è proprio una cosa da mare, anche se ha le maniche lunghe, però voglio dire, cioè, se andiamo a prenderci un gelato sulla passeggiata al mare con delle sneaker. Questa non solo ci funge il giorno, ma anche la sera, secondo me va benissimo, è divertente, giocosa e così secondo me va portata. Oppure, volete andare sulla spiaggia con un'unica cosa? Altra tutina, anche questa di Zara, è veramente carina. Io questa penso la metterò anche qui a Firenze in città. In questa parte qui, che è un po' più trasparente, c'è il rinforzino di tessuto, quindi non si vede. Anche questa è deliziosa, va benissimo con dei sandalini la sera e magari una cinturina in vita, è perfetta. Oppure due vestitini, questo prendisole, questo sempre di Zara, è un prendisole delizioso con questi bottoncini dietro e le righe che vanno invece in orizzontale. È veramente carinissimo, c'è ancora, perché io l'ho preso un po' di mesi fa, però l'ho visto ancora, se non sbaglio, proprio online, e questo è l'ideale per la spiaggia, secondo me. Ho anche questo vestitino, che io ne ho uno identico in bianco e nero, e siccome mi piaceva l'ho preso anche in rosso, con le maniche, vedete?
a corolla, diciamo, e questo è carinissimo, è una maxi maglietta che secondo me potete benissimo mettere per andare sulla spiaggia, ma anche la sera questa con una cinturina in vita e dei sandali è veramente un amore, è veramente un amore e ripeto, per un aperitivo anche sulla spiaggia va più che bene. Questo, diciamo, sono l'abbigliamento che sta benissimo se volete stare sulla spiaggia tutto il giorno e volete andarci con un abbigliamento easy carino e magari portarvelo fino all'aperitivo. E direi che la valigia secondo me potrebbe essere finita. Però se volete aggiungere qualcosa, perché non si sa mai, magari vi telefona quell'amica e vi dice stasera facciamo invece un aperitivo in quel locale piuttosto che una cena da un'altra parte, allora ci sono dei pezzi base che secondo me vanno benissimo per una seratina al mare e sono la camicia azzurra, la camicia secondo me è un accessorio fantastico e io spesso e volentieri sulla spiaggia ci sono andata anche in shorts, jeans e una camicia sopra perché la trovo carina, la trovo chic, se uno deve andare appunto magari al bar della spiaggia e non ci vuole proprio andare solo col costume. La camicia magari un po' over, un po' lunga, che può arrivare fino al ginocchio con solo i sandali e il cappello di paglia, fa molto odri e mi piace come stile. Questa è una camicia azzurrina di Zara ed è credo proprio un pezzo top della collezione di Zara perché effettivamente è molto carina e tra l'altro mi sembra sia tra i preferiti shopping insomma della Marta di Miss Bumburi, ciao amica mia. Io l'abbinerei, se volete fare un completo da sera vi portate questa con dei semplici pantaloni bianchi. Questi sono dei pantaloni dell'anno scorso e sono carini perché sono un po' capri, un po' effetto Jackie O. Rimanendo sempre in tema di pantaloni, se invece vi piace avere dei pantaloni più a bermuda, questi che io ho preso nella taglia media, sono di Zara e presi recentemente, sono a righe bianche e blu, quindi stile marinaro, che io voglio abbinare a questa a questo scamiciatino della compagnia fantastica che ho sempre trovato da Mabuse Zena, dal negozio appunto dell'Ilenia, e questo in Vichy con, vediamo se tanto poi li vedete indossati insieme, trovo che sia bellissima, cioè i quadretti con le righe, perché no? Tanto sono blu e blu, ecco, magari non facciamo quadretti neri e righe blu, però blu e blu, e lo trovo carino, anche in questo caso con dei sandali piatti, perché no? Magari verde bottiglia. Poi ovviamente perché non parlare di vestiti, al mare si sa ci si può sbizzarrire con i vestitini la sera, uno si vede, io almeno mi vedo meglio, mi vedo un pochino di colore, ora non oso dire abbronzata perché non mi abbronzo neanche con le fucilate, però magari un'aria un pochino più sana e allora uno ora si può anche un po' scosciare appunto come si è detto non solo con gli shorts, ma ad esempio un vestitino passepartout per le serate estive, anche di un weekend che non prende spazio tra l'altro in valigia, è questo delizioso di mango. Questo è fatto a canotta lunga e a me arriva sopra il ginocchio, è argentato, pagato 19 euro. E io lo metterò, penso, con sotto una canotta bianca, così, semplice, semplicissimo, e magari un giubbino di jeans, perché no? Trovo che sia carinissimo, anche in questo caso, sandali piatti o argentati, o addirittura delle Converse nere o delle Superga di tela bianca. E è molto bello, tanto ormai lo sapete, mi conoscete, il contrasto tra un abito così argentato, quindi molto, molto da sera, se vogliamo, con appunto le sneaker. Io quest'anno sono un po' in fissa con gli abiti lunghi, mi piacciono molto, lunghi non da sera chiaramente, come può essere questo di American Vintage, tanto lo vedete nelle immagini perché è lungo e quindi non si vede bene, è 100% viscosa, io l'ho trovato sullo shop online di American Vintage, quindi... E l'ho trovato ormai una ventina di giorni fa, insomma, quindi però penso ci sia ancora. Semplicissimo, che però fa la sua figura. E secondo me non indossato con i tacchi, io continuo a dirlo, indossato con le Converse nere basse.
o con delle scarpe di tela basse, secondo me è molto carino e questo, con questo siamo a posto. Oppure altro abito a fiori che sa di estate, di primavera, di vacanza, è sempre questo, a maniche lunghe, però sono maniche come anche quelle dell'altro abito che vi potete tirare su. Ora insomma, a meno che non ci siano 500 gradi anche di notte, può andare bene. È questo è un abito di Imperial a fiori, longhette, abbastanza lungo, ripreso in vita e ha queste maniche che io tiro sempre su e lo trovo veramente carino. Anche questo abbinato con semplici infradito bassi, proprio o anche color argento, why not, o con appunto le sneaker per le più audaci e per chi come me ama molto il mix di abito lungo e scarpa da ginnastica. A parte appunto i costumi che va da sé se andiamo al mare, io per la valigia mi porterei semplicemente un cambio per il giorno per andare sulla spiaggia, che può essere o un vestitino leggero o una tuta o appunto maglietta e pantaloncini e basta, e per la sera un abitino oppure un appunto camicia e pantaloni. Diciamo che i pezzi sono pochi e vanno bene per qualsiasi situazione d'uso che potete incontrare al mare. Il mare ha quest'aria un po' scanzonata, per cui il giorno si confonde con la notte, va bene qualsiasi cosa. Per quanto riguarda le scarpe, io ovviamente le scarpe sono pesanti, cioè nella valigina, nel borsone che noi ci portiamo dietro, noi avremo un borsone e questo. Quindi bagaglio il minimo indispensabile, magari il cappello di paglia ce lo mettiamo in testa, come gli occhiali da sole. E dicevo, ci portiamo un paio di scarpe ai piedi e un paio di scarpe nella valigia. Io non starei a impazzire con 700.000 paia di scarpe, quindi dobbiamo fare delle scelte tattiche. Le scarpe stiano bene con i vari abbinamenti, se no qui casca tutto il castello di carte. Allora direi che si può partire con un paio di sneaker, se vi piacciono le sneaker, come possono essere queste, che poi vanno benissimo con i pantaloni corti, possono andare benissimo con un vestito di questo tipo. Possono andare benissimo con un abito lungo e dietro portarsi dei semplici sandalini bassi di gomma o quello che volete per andare sulla spiaggia. Oppure, ad esempio, partire direttamente con dei sandali come questi. Questi sono di Henry & Harry dell'anno scorso, però ho visto ci sono anche quest'anno, perché sono andata a vedere sul sito perché volevo comprare un altro paio di loro scarpine di gomma, comodissime. In gomma, quindi cioè voi ci potete andare benissimo anche sulla spiaggia senza problemi. Poi si lavano e la sera le potreste usare benissimo anche, ripeto, con di nuovo pantaloni così, con i pantaloni lunghi di jeans, why not? Perché no? Portarvi queste due tipi di scarpe, cioè partire con questa o partire con questa e usare l'altra per la spiaggia. Io queste qui sinceramente le ho usate in spiaggia e sì, si riempiono un po' di sabbia, poi le scrolli, voglio dire, non è che dovete andare sulle sabbie mobili, cioè. E queste sono carinissime, vecchie di Oysho, prese qualche anno fa, sono delle classiche spadriglias allacciate con un pochino di plateau, molto poco, comodissime, e queste secondo me vanno benissimo anche una sera messe con i pantaloni in questo modo. Queste che sono un pochino più pesanti di Zara di quest'anno, con un bel plateau, sono delle slip-on in camoscino. E anche queste assolutamente marittime. Vanno più che bene anche con un vestito così e magari appunto una borsa di paglia. Come accessori, poche cose. O ad esempio un maxi bracciale, però solo quello che vi rifinisce e va bene. Cioè potete essere vestite semplicissime anche con una t-shirt bianca e avere questo maxi bracciale, si trovano ovunque. Oppure anche delle semplici collanine impercettibili, leggerissime, molto carine, e sono delle cosine molto leggere che però appunto anche in un look semplice rifiniscono sempre. Bene, io spero come sempre di avervi dato delle idee, di esservi stata utile. Mi raccomando, secondo me, a parte la crema solare che è importantissima, assolutamente, fattore alto perché ci si abbronza lo stesso, è un falso mito che
con la crema bassa ci si abbronza e con la crema col fattore alto non ci si abbronza. Ci si abbronza, ci si protegge e ci si abbronza molto meglio, l'abbronzatura dura di più perché non ci bruciamo. Finito il dottor Kildare di avermi dato delle dritte, non su come fare una valigia, perché ovviamente ognuna di noi sa fare una valigia, ma magari su come, diciamo, su cosa portare, sui capi base da portare in maniera tattica, senza portarvi dietro appunto la casa, anche se so che non è facile perché noi donne siamo così, ci portiamo sempre dietro tutto. Vi mando un bacio grande e spero che la prossima volta girerò un video. Splenderà il sole e di non dover ricorrere alla lampada IKEA perché non si può proprio a giugno, eh? Un bacio! Ciao!